Riapre oggi sotto Palazzo Mascagni, completamente ristrutturato. Oltre agli impegni sul manufatto, abbiamo allargato i marciapiedi, fatto il nuovo impianto luci e apposto dei portali. Portali che servono a limitare l'accesso ai mezzi superiori ai 2,15 m di altezza. Questo impegno è stato portato a termine nei tempi e ora ci spostiamo assolutamente in quello che sarà il Togliatti dei primi di settembre con l'intervento di ristrutturazione dello stesso. Successivamente, già da novembre, altri interventi riguarderanno il centro storico della città con le coperture del Naviglio Sforzesco. Questa amministrazione ha posto veramente come obiettivo quello di monitorare e intervenire sulle strutture esistenti, perché questo paese è vero che ha bisogno di nuove infrastrutture, ma quelle che abbiamo ereditato dal passato vanno mantenute in sicurezza.